Quello che faremo oggi, invece di testare un vino, è quello di testare lo strumento per poter gustare un vino, cioè i bicchieri. Ma vediamo che caratteristiche ci possono fornire ognuno di questi bicchieri. Sono tantissimi i bicchieri in commercio, ma quelli che andremo a vedere oggi sono i principali bicchieri che vengono utilizzati durante le degustazioni di vini. Il primo modello di bicchiere che andiamo a testare è definito ISO. Questo essenzialmente è il bicchiere, ovviamente in vetro, che viene utilizzato durante le sedute di analisi sensoriale. Questo modello può essere tranquillamente utilizzato per ospitare al suo interno vini rossi e vini bianchi. Olfattivamente reprime lievemente la volatilità del vino e quindi di conseguenza le sensazioni percepite. Le dimensioni contenute garantiscono un consumo ridotto di vino durante le analisi sensoriali e caratteristica non di poco conto è il mantenimento costante della temperatura del liquido per lungo tempo rispetto ad altri bicchieri. Questo permette di mantenere costante le caratteristiche del vino. Questo secondo bicchiere che osserviamo possiede le caratteristiche che ricordano quelle del balloon. È il modello più utilizzato per degustare i vini rossi. Infatti, le ampie dimensioni della parte inferiore di questo bicchiere permettono una buona ossigenazione del prodotto al suo interno e di conseguenza una buona volatilizzazione del vino. Inoltre, il diametro inferiore della parte superiore garantisce una maggiore concentrazione delle caratteristiche olfattive. Passiamo ora a questo modello, che ricorda una flute, solitamente utilizzato per ospitare spumanti o anche vini bianchi, sicuramente un bicchiere elegante, anche se le caratteristiche olfattive del vino vengono sicuramente limitate. Questo invece è un modello di bicchiere che in generale da molti viene definito come un bicchiere ideale sia per i vini rossi che per i vini bianchi, ma in realtà noi riteniamo che il suo design è idoneo per ospitare sicuramente vini bianchi e vini rosati. Infine abbiamo il comunissimo bicchiere da tavola, sicuramente pratico e resistente per l'uso quotidiano, ma che a livello di evoluzione organolettica e chimico-fisica del vino non è sicuramente paragonabile ai bicchieri precedentemente trattati. Abbiamo visto tutti i bicchieri che possiamo utilizzare per degustare i nostri vini. Adesso siamo arrivati alla fine della nostra recensione. Mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale e ci vediamo alla prossima. Ciao!